ma non solo perché sono venuto in Italia come, prima come studente e poi sugli scavi, poi con una borsa di ricerca di una fondazione tedesca, la Fondazione Humboldt, e poi ho lavorato a Pompei e adesso a PESC, che è un sito veramente eccezionale, meraviglioso, ma anche per lo spirito che trovo dappertutto, cioè nei collaboratori, il territorio, anche una manifestazione come oggi, non smetto a stupirmi. Per esempio mi chiedevo, ma voi siete qui di libera volontà un sabato mattina, o la professoressa ha detto che dovete comunque venire, se no andate in punizione? Addirittura c'era qualcuno che non doveva venire a scuola ed è venuto apposta. Veramente fantastico. Allora e c'è quello che noto, è da tutte le parti una volontà di cambiare, di cogliere questa occasione. All'inizio, quando siamo stati nominati, i miei colleghi direttori dei musei ed io, c'era un po' di dibattito, polemica, e ci si chiedeva, ma adesso arriva lì un tedesco a Pesaro, un inglese a Brera, a Milano, come funzionerà? Io devo dire che non ho notato nessun problema, anzi, sin dall'inizio una collaborazione piena, proprio l'entusiasmo di tutti che vogliono questa riforma, questa svolta per Pesaro, perché lo merita, e quindi sono molto contento di questa iniziativa vostra di fare questo corso qui a Salerno, dove, come ha fatto vedere la dottoressa, c'è un patrimonio straordinario che non è solo Pesaro e non è solo Pompei. Questi sono, diciamo, siti che possono fungere un po' da attrattori, da nodi come primo approccio, però poi da lì c'è da scoprire tutto un contesto straordinario. Abbiamo visto Veglia, il Cilento, l'entroterra con le montagne, con i monasteri, Padula, Salerno, con la storia medievale, quindi c'è tutta una storia da scoprire. Quindi questo è il posto giusto per un corso, un indirizzo così, sono assolutamente sicuro. E credo anche l'impostazione del corso vada molto bene, perché non è una contraddizione per niente fare conservazione, beni culturali in un liceo scientifico. Noi siamo abituati un po' a pensare in queste scie sbagliate, perché pensiamo che da un lato ci sono le scienze umanistiche che trattano di un passato remoto che non ci riguarda più, dall'altro lato abbiamo l'idea che c'è la scienza moderna, oggettiva, che rappresenta la verità assoluta del adesso e del futuro. Invece non è così. Noi siamo fortemente condizionati dal passato, da una tradizione alla quale l'approccio non può essere che un approccio ermeneutico, diciamo umanistico, e questo vale anche per le scienze, le cosiddette scienze naturali, e si allarga poi anche agli ingegneri, agli architetti. È un aspetto che proprio a Pestum credo si può toccare con le mani, perché la cosiddetta riscoperta di Pestum, che sapete che è avvenuta nel Settecento, quando viaggiatori dal nord, piranesi,
stato anche lui un architetto, Goethe, Winckelmann venivano a Pestum, che era sempre conosciuto come sito qui in zona, però non suscitava un interesse fuori di questa regione. Quindi c'era questa riscoperta, ma lì moltissimi di questi, dei protagonisti di questa riscoperta, erano architetti, ingegneri, che studiavano lì i templi greci come modelli per un'architettura moderna. Lo stile dorico arcaico di questi edifici come modello per un nuovo approccio, un nuovo linguaggio. Però pensate anche solo al fatto che questi templi stavano lì da 2500 anni, stanno ancora lì. Immaginate cosa succede a questo edificio